Bollate è un piccolo comune a nord di Milano, divenuto famoso in tutta Italia per la ZTL più assurda di sempre. L'inchiesta di Automoto.it ha creato però un vero e proprio terremoto, tanto che il comune è stato obbligato a indire un referendum per chiedere ai cittadini quale futuro dare a questa strana ZTL. Il quesito chiede se abolire del tutto la zona traffico limitato o se ridurla. Noi siamo venuti in città per chiedere ai cittadini cosa ne pensano, come voteranno e come andrà a finire. Venite con noi! Vediamo che c'è un bel via vai, quindi ecco. Vi interessa questa questione della ZTL a voi di Bollate? Come no, io sono di Bollate. Non posso parlare per gli altri, ma credo decisamente. No. Ci interessa perché noi siamo bollatesi e non possiamo transitare nel centro di Bollate. Si interessa perché tante persone che vengono da fuori parcheggiano qua e noi residenti tante volte non abbiamo il posto. Questo è un feudo. Non è una ZTL, tu non puoi penalizzare la gente che al mattino deve passare per andare a lavorare. Possiamo chiederle per cosa ha votato? Sicuramente per abolire tutto, guarda. Totalmente. Sì, perché hanno peggiorato le cose invece che migliorarle. Perso il no. Lei ha votato in un modo, io nell'altro. Io ho votato sì, che resti ridotta. Resti ma ridotta. Ridurla, tenerla ridotta? No. Ah, proprio per abolirla. Però tenere i portali per monitorare il traffico. Al limite per quello. Vuole sapere cosa ho votato? Se me lo dice lei, certo, sì. Certo, per che sia disattivato, no. Sì. Lei è a favore di una riduzione della ZTL? Sì, certo, sicuramente sì. No, eliminarla. Ho votato per eliminarla. E speriamo che venga anche eliminata. Io ho votato che venga disattivata. Me, sì. Anche lei? Sì, sì, sì. Io sono estremamente favorevole che rimanga la ZTL. Abolire perché ho mia nipote a Cascina del Sole che paga le tasse al comune di qua. Perché non può camminare? 450.000 euro dice il comune è costata. È uno schifo. Vado a vomitare, mi perdoni l'espressione. C'è una cosa indegna, indecorosa veramente. Penso che ne abbiano fatti altrettanti con le multe che hanno dato. Si dice 2 milioni di euro. E si dice che dovrebbero anche diminuirci le tasse, quindi. Potevano essere spesi meglio. Dopo che la gente ha preso 3-4 multe da 80 euro per uno. Lei un po' di ZTL la vorrebbe. L'inquinamento vuol dire molto, soprattutto negli orari di punta. Anche allargata per il semplice fatto che Bollate sta diventando assolutamente una zona di passaggio di macchine che non c'entrano niente. Invece di spendere soldi per queste cose, dovrebbero spendere per mettere a posto le scuole. Se tutti i comuni facessero così, si muove più nessuno in Italia. No, perché c'è un po' di disagio con questa ZTL. Peccato per i soldi spesi, un po' un disastro. Lo so. Ne abbiamo pagati tante, ne paghiamo ancora. Ma non era meglio chiedervelo prima se la volevate questa ZTL? Assolutamente sì. Da subito, dall'inizio. Beh, ma allora sarebbe troppo facile. Era quello che abbiamo sempre chiesto noi come associazione commercianti, noi nessuno ci ha ascoltato. Sì, sicuramente. Rigordi logica. Rigordi logica sì. Certo. Sarebbe meglio. Sarebbe come... stato troppo intelligente. Ah beh, questo è poco ma sicuro, il comune deve... soprattutto con queste spese interpellare il cittadino. Prima fanno le cose e poi spendiamo dei soldi, mettiamo le telecamere, mettono la pezza, tanto paghiamo sempre noi. Ha un senso questo. Però noi in Italia le cose col senso non ci piacciono. Se fossero politici intelligenti sì. Sì, sicuramente sì, in questo hanno sbagliato. Quanti soldi nostri hanno speso? Tantissimi, per niente. Per niente, è un macello, è un macello. È quello che dico anch'io. È quello che dicono un po' tutti. E qua non ci hanno detto niente nessuno e... Forse andava richiesta prima, però... Ora che c'è. Cioè, ora che c'è va anche sfruttata. Ad un certo punto incontriamo anche il sindaco Vassallo, che, come al solito, inspiegabilmente non vuole parlare con noi. Non siamo cattivi. Sì, siete stati cattivi. Ma se fossimo stati veramente così cattivi, come dice lui, allora non si capirebbe perché è stato indetto questo referendum. Intanto c'è un referendum. Sì, no, insomma, ognuno ha detto la sua, ma una cosa è certa, qui a Bollate non sembrano essere molto contenti e sicuramente avrebbero preferito essere consultati prima della realizzazione di questa ZTL. Andiamo a vedere l'esito finale di questo referendum. Come si poteva già intuire dalle nostre interviste, alla fine ha vinto, anzi stravinto, il no. Una vittoria schiacciante, visto che l'85% dei votanti si è espressa per l'abolizione totale della ZTL. Da registrare anche la grande partecipazione al voto, sono stati più di 10.000 i bollatesi che sono andati a votare, circa il 35% degli aventi diritto. Bollate dice così addio per sempre alla ZTL più assurda d'Italia. Le telecamere ormai montate serviranno a sorvegliare il territorio e a verificare eventuali infrazioni del codice della strada. Così almeno dice il comune, cercando di metterci una pezza.
Resta però tanto amaro in bocca per i troppi soldi pubblici sprecati, si parla di 450.000 euro spesi per allestire la ZTL, ma soprattutto per le tantissime multe inflitte negli ultimi mesi agli automobilisti, spesso inconsapevoli, per un totale di svariati milioni di euro di incasso. A proposito, resta da capire cosa fare con tutte quelle multe e quei ricorsi, ora che la ZTL è stata del tutto cancellata. A questo punto speriamo almeno che sia servita la lezione, che la prossima volta, prima di prendere decisioni così vincolanti, destinate ad influenzare la vita quotidiana di migliaia di persone, si consultino i cittadini attraverso le urne o il voto popolare. Sembrerà scontato, ma alla fine, per evitare questo ennesimo gran pasticcio all'italiana, bastava indire il referendum prima di iniziare i lavori della ZTL.